I dati nella BDS sono presentati in prospetti predefiniti che possono sempre essere personalizzati dall'utente. Selezionando una o più tavole dell'indice dei contenuti, si può scegliere di visualizzare le tavole direttamente oppure personalizzarle prima della visualizzazione. Attivando la funzione Personalizza, compare la lista delle variabili di classificazione. Quelle che hanno un unico valore mostrano la dicitura valore singolo, VS, e non sono filtrabili. Cliccando invece su una variabile di classificazione filtrabile, compare l'elenco dei codici disponibili e selezionabili. Durante la selezione, il numero dei codici selezionati si aggiorna nella parte sinistra del pannello. Si può scegliere un sottoinsieme di date selezionando la variabile data dell'osservazione. Le date possono essere selezionate per intervallo tramite l'apposito calendario, scegliendo la data di inizio e di fine oppure con selezione puntuale. Al termine delle selezioni, cliccare su Dati per visualizzare il prospetto. Da questa finestra si può nuovamente attivare la funzione Personalizza per effettuare altre selezioni. Altre opzioni di personalizzazione sono attivabili direttamente sul prospetto visualizzato: l'ordinamento della data, crescente o decrescente, la visualizzazione di codici, descrizioni, entrambi dal pulsante Opzioni. Se si effettua la registrazione, il prospetto realizzato può essere salvato sul MySpace. Per ulteriori informazioni su MySpace, consultare il video dedicato. Per le tavole multidimensionali sono disponibili più opzioni. Si possono trascinare le variabili di classificazione da riga a colonna o viceversa, se ne può cambiare l'ordinamento, o si possono trascinare fuori piano. Cliccando sul menu a tendina accanto a una variabile fuori piano, si può selezionare un diverso valore da visualizzare. Lo stesso risultato si ottiene dalla funzione Personalizza, selezionando una variabile e utilizzando i pulsanti Porta in riga, Porta in colonna e Porta fuori piano, quindi cliccando su Applica. Attivando la funzione Nascondi Settings, scompaiono le variabili di classificazione. Cliccando su Mostra Settings, si riottiene la schermata con le variabili in chiaro.